Grazie della presentazione. Mio nome corretto è Georg Feister. George, siamo concordati che mi chiamo specialmente Giorgio. Prima o poi c'è la sala vostra, non farlo correttamente. Ok, vi do il benvenuto. Come detto, grazie dell'invito. Sono la realtà Wolfsruhe, situata in Varange, una ditta che è stata fondata nel 1972 come piccola ferramenta, che carpenteria, da dire quasi un garage, e poi titolare con gli anni ha visto che dà senso fare prodotti in serie, cioè non forgiare per ogni singolo ordine di paletto, uno lo vuole con un oro più grande, uno con un oro più piccolo, e si è messo a fare piccole serie e girare col proprio camion nella nostra zona e proporre il prodotto ai nostri colleghi per volta. L'inizio è stato riso un po' in faccia, a dire ma sono farlo, me lo faccio da me, e alla fine è stato poi visto che è più economico prendere dei prodotti già esistenti e risparmiarsi i soldi come in tanti tempi. Per questa idea ormai siamo diventati una ditta con circa 80 dipendenti tra produzione in casa e prodotti di commercio. Noi gestiamo oltre 4.000 prodotti del nostro catalogo. La sede, come già accennato, si trova a Monaco a Bolzano, o se qualcuno ci visita ogni tanto frase invernale a sciare o estiva dalla montagna. Lì c'è certamente sia la produzione che anche i magazzini. Noi abbiamo coperto 5 paesi con 70 ormai dipendenti, un bel magazzino con dei 4.000 prodotti e i nostri prodotti sono personalizzabili. Non siamo semplici rivenditori, noi producendo possiamo anche reagire a secondo le vostre esigenze, a secondo il progetto. Nati col ferro battuto, ormai è diventato un prodotto secondario, il nostro forte finalmente è l'acciaio inox con i relativi accessori, sistemi, e abbiamo anche un sistema per i parapetti in vetro, sia i fili, supporto con le mani con le mani. Non siamo semplici commercianti e produttori di pezzi singoli, noi possiamo anche reagire nell'ambito di un progetto, dando diciamo da A a Z il servizio completo sia di progettazione che anche di eventuale istituzione. Qua vi faccio vedere vari progetti sulla fiera mondiale a Milano. Presumo che più di uno di voi abbia visitato l'evento. Abbiamo avuto l'occasione di installare e fornire oltre 10.000 metri quadri di reti di protezione, che sarà il tema principale del nostro discorso. Abbiamo realizzato 2 chilometri di una pista ciclabile dal Como, e l'ultimo progetto interessante per noi era il paraghiaccio unico, che fortunatamente quest'anno siamo i primi nella squadra nel giro della linea. La scuola sicura è un tema molto importante, avendo sentito negli scorsi anni qualche notizia negativa di e così via, da lì il nostro prodotto lo riteniamo molto funzionale e molto utile in vari aspetti, sia estetico che anche funzionale. Scuola, qui vediamo l'Xtent come la soluzione generica, è resistente, flessibile e, la cosa più importante, certificata a livello mondiale con il filtro CE. Non siamo gli unici a proporre un prodotto del genere, però gli unici ad avere la certificazione CE, che oggigiorno, specialmente nei lavori pubblici, è indispensabile. I vantaggi del prodotto stesso sono multipli: forte e durevole, cioè la rete è costruita da fili singoli, composizione di media 7x7 fili unici, intrecciati fra di loro per portare poi a un diametro di 1,5 mm, 2 mm o in casi di protezione orizzontale anche 3 mm. È leggera e stabile, abbiamo una trasparenza quasi del 97% e nello stesso momento la sicurezza al 100%.
si usa sia l'orientamento verticale, possibilmente dal vestito al soffitto, in questo caso così non riusciamo a evitare ogni aggiuntiva costruzione di protezione, cioè quando dobbiamo mettere un parapetto, non dobbiamo mettere un muro in mano, può correre libera dal pavimento al soffitto fino a lunghezza infinita. I moduli sono sfruttabili in lunghezza, perciò evitiamo ogni forma di strutture aggiuntive che potrà dare un effetto negativo nella questione estetica. Trasparente, già accennato, su questa immagine si vede anche molto bene che non ci limitiamo a forme lineari, cioè tratte rettangolari dritti, possiamo anche realizzare delle curve. In questo caso è un cortile interno che è stato fatto proprio un cerchio, come vedete qua, effettivamente senza nessun tipo di struttura aggiuntiva. Non solo tenuto conto di realizzare un'intelatura circonferente sopra, sotto e in questo caso neanche una delimitazione verticale, perché la rete va aggiuntata in sé. Se abbiamo delle tratte aperte, giustamente prevediamo anche una chiusura verticale. La versatilità, anche qua, gli usi sono infiniti. Noi, effettivamente, il nostro partner, la rete stessa era stata concepita come oggetto di arredamento. È stato rivestito una sedia, una seggiola, e da lì, poco a poco, si è sviluppato poi il concetto di un elemento non solo decorativo, nonché anche di sicurezza, di protezione. Vantaggio ulteriore prodotto è che noi possiamo mettere in sicurezza, in secondo momento, un oggetto esistente, cioè strutture storiche, non devono essere rimosse o cambiate, basta con pochi punti di aggancio realizzare una protezione che rientra nelle normative vigenti, senza modificare e cambiare il panorama sull'esistente. Sostenibilità: il prodotto è realizzato al 100% in ISI 316L, ciò vuol dire che è un materiale sempre riciclabile, dura in teoria molto di più che il manufatto stesso e una manutenzione limitata, di teoria azzerata. Ogni tanto darci una spolverata, una ricompressa o una sciacquata con acqua è sufficiente, avendo una materia prima in ISI 316 resistente a quasi tutti gli agenti ambientali. Ulteriore uso del prodotto, a parte della sicurezza, è anche una struttura di impiantimento, cioè possiamo creare con la rete sia la protezione che anche la struttura per l'impianto di impiantimento, evitando ulteriori strutture che sempre impongono un costo elevato. Abbiamo diverse possibilità di agganciare, diciamo il modo più lineare e snello ovviamente è un interlamento sempre con una fune perimetrale che può partire da 8 mm e in casi specifici fino a 14 mm di sezione. Non siamo costretti a realizzare una struttura metallica in cui da 50, 60, quello che sia. Abbiamo X possibilità di aggancio, cioè noi abbiamo il supporto anche di definizione dei dettagli, basta partire con l'idea e noi graficamente e video conferenze o sopralluoghi in cantiere possiamo poi definire insieme a voi quello che è il sistema più idoneo e più funzionale per il vostro caso. La rete va sempre prodotta su misura, cioè azzariana ogni piccolo scatto. Questo compone o comporta un piccolo prolungamento della tempistica, però garantisce che il prodotto è pronto per l'installazione. Non serve metterci in mano in cantiere per fare dei fili più maturi di bussolotti. Il tempo di installazione si riduce praticamente a un minimo. Un gioco di trame, anche qua essendo un prodotto molto flessibile possiamo fare delle combinazioni. In questo caso è stato deciso di proteggere fino all'altezza di 1,10 m
il passaggio della famosa sfera al centro, e oltre metro 10 per alleggerire ancora di più l'impatto visivo abbiamo sfruttato l'uso di una maglia da 200. Anche qua è possibile. La maglia può essere orientata sia orizzontale che verticale a secondo esigenze, preferenze e necessità. Faccio vedere ancora alcune immagini di aggancio, preferibilmente, come già accennato, con funi parlamentari. In più possiamo fornire la rete con alcuni colori. Fattamente non è proponibile in tutta la gamma RAL, abbiamo i colori base, bianco, rosso, blu, nero e oro, e preferibilmente, volendo camuffare ancora di più l'effetto di riflesso, ho usato la rete nera, assorbendo completamente la luce del sole, sembra quasi non essere presente. Se poi venite sul nostro stand, abbiamo anche il cubo di campionatura, il catalogo dove si vede effettivamente l'effetto di zero visibilità oltre una certa distanza. Testata e, o meglio dire, certificata secondo le norme vigenti, montaggio semplice e veloce, noi diamo il supporto di istruzione per riposatori o, se richiesto, possiamo fare anche installazione da Z in cantiere, effettivamente a livello nazionale e anche internazionale. Un esempio importante che è proprio adatto per questo discorso è la scuola a Torino, scuola media. È stata una riqualificazione di un edificio esistente, allargando, diciamo, il volume dell'edificio e installando effettivamente il parapetto dal pavimento al soffitto. In questo caso la scelta del cliente era di installare aggiuntivo con mano, che ha avuto il vantaggio di ridurre la sezione della fune, non dovendo reagire all'impatto dei 2 kN che sono richiesti. Diversamente si avrebbe usato una rete da 2 mm, maglia 80 secondo le esigenze. Qualche immagine aggiuntiva, anche qua si vede molto bene la trasparenza del prodotto. In confronto a un vetro effettivamente è bello finché è pulito, mentre l'acciainox, avendo un minimo di aggrappo, non si vede neanche se si deposita un po' di polvere, perciò non dobbiamo prevedere già in fase di costruzione un ciclo di pulizia mensile, bimensile, quello che sia. Un prodotto che da 2 anni promuoviamo è il cosiddetto X-Tent 3. È un montaggio specifico che evita la cucitura attorno al telaio, come avete forse notato sulle immagini precedenti, cioè facciamo il montaggio in luce al telaio, che permette un'estetica molto più lineare. Possiamo sfruttare il telaio anche come corrimano. Diversamente, se passo il corrimano c'è sempre la fune in cucitura, è un po' scomodo a passarci. Il prodotto X-Tent è sempre certificato e adatto per l'installazione sia privata che anche pubblica. Per qualche dettaglio, per la rete a Torino, ho detto male prima, abbiamo usato la maglia da 50, filo 1,5 e il cavo di interferatura da 8 mm. Date spazio alla vostra creatività, cioè noi abbiamo concepito il prodotto per certe funzioni, per certi usi, però effettivamente lavorandoci con le idee vostre, effettivamente vengono fuori dei pieghi multipli che effettivamente non ci sono mai pensati in fase di sviluppo e di partenza del prodotto. Contattateci. Noi diamo servizio dalla Z, consulenza tecnica, supporto per la verifica statica, montaggio o la semplice assistenza al montaggio, che ci permette per la posa e la questione economica, essendo situati a Bruno Bolzano, in Calabria, veniamo però difficilmente per la fuori una questione
economica sostenibile. Questo sarà il nostro sito. Se avete domande, dubbi o progetti già in corso, contattaci direttamente. Siamo ancora presenti fino alle 5:30, se non ricordo male, poi sul nostro banco. E faccio vedere ancora se c'è tempo. Non abbiamo più tempo. No, vabbè, allora facciamo slide veloci finché stacca. Ti facciamo per una